Con le scarpe sta messa male, ma a borse è troppo trendy. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Finalmente, finalmente trattiamo uno dei miei argomenti preferiti sul canale, l'epifania, anzi più che l'epifania, proprio la vecchietta che ha indicato in Remmaggi la strada, la Befana. E allora, la simpatica vecchietta che regala balocchi, dolcetti o carbone a chi è stato cattivo, ha un posto speciale nel mio cuore. Sapete, noi siamo amiche di vecchia data, se non lo sapete, vi lascio qui, dove c'è la Il col pallino, tutti i video, l'intera playlist dei video dedicati all'Epifania, in modo che per tempo possiate pensare ai vostri bambini e a coltivare questo bel sogno che è appunto la Befana, che viene di notte con le scarpe tutte rotte. Le scarpe rotte sì, ma la borsa trendy quest'anno la facciamo noi. Infatti quest'anno mi sono divertita a creare una borsa un po' particolare. Io sono pazza, nel periodo della Befana esco cose pazzesche. Una borsa un po' particolare, che è una borsa che poi sul retro alza lo scialle e nasconde il vano per inserire i dolcetti, semplicemente con due piatti, anzi tre piatti di carta. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere cosa ho usato come materiale da riciclo per creare la nostra testa di Befana a borsetta. Ed eccoci pronti per la nostra creazione dell'Epifania, la Befanina che tutte le feste porta via. E allora oggi useremo dei piatti di carta e poco altro per creare una Befana strabella per i nostri bimbi. Cosa ci servirà? Un cutter o un paio di forbici, una spillatrice. Avrete brindato in lungo e in largo durante queste feste, quindi ricicliamo un bel tappo di sughero. Ricicliamo anche, guardate, vi faccio vedere, il girellino della bottiglia d'acqua o della bottiglia di Coca-Cola. Dell'acqua è più sottile, della Coca-Cola è più spessa, ce ne servirà uno solo. Se li avete, possiamo usare anche degli occhietti che si muovono. Se non li avete, non fa nulla, perché possiamo anche disegnargli gli occhi. Quindi decidete voi. Questi li ho comprati da Tiger, ma vi ho insegnato anche a farli e vi metto il link qua del video dove ci sono le schede informative. Qualcosa che abbia una forma tonda per forgiare gli occhialini della Befana. Poi le pinze, quelle tonde se le avete, non sono necessarie, ma se le avete possono agevolarvi nel lavoro. Della lana bianca o grigia di qualsiasi spessore. Pistola a caldo e relativa stecca, poi un temperino e dei colori a matita, poi del fil di ferro, potete usarne o più spesso come questo, del normalissimo fil di ferro, o i fil di ferri da lavori più creativi, che sono quelli con una sottigliezza maggiore, li trovate in tutti i negozi di belle arti e in tutte le ferramenta. Dei simpaticissimi piatti di carta, quelli che abbiamo usato per le feste. Ora io ho solo i sottopiatti e quindi sono molto grandi e li rifilerò tutto attorno, ma se avete i piatti di carta, bene così, i piatti di dimensioni normali, quelli da prima portata o da seconda portata, quindi piatti di carta. E poi della stoffa con cui faremo, della stoffa vecchia, questa è una vecchia pashmina bucata, con cui faremo invece il fazzolettino che ricopre il capo della Befana. Quindi un colore nero per rimarcare tutti i particolari della nostra Befanina, buona volontà e cominciamo subito. Come prima cosa prendiamo due dei nostri piatti di carta, ok? Voltiamoli sul retro e io, che ho questi grandi, restringo la circonferenza dei miei piatti. Dopo aver fatto questa cosa, quindi avremo due piatti più piccoli, su uno dei due piatti facciamo una sorta di semicerchio, così, ok? Una curva nella parte superiore a 3 cm dal centro del piatto e tagliamo questa curva. Questo taglio mi serve un po' rifinito, quindi col pennarello faccio un bordino. Mettiamo da parte
questa parte, il sorrisone, diciamo così, e prendiamo invece il nostro disco principale, quella su cui andrà a insistere la facciuzza della Befana. Come prima cosa prendiamo una base da taglio, se ce l'avete, o proteggete il piano da lavoro, e decidiamo dove incidere la fessura degli occhietti. Io le inciderò qui e qui. Sono degli occhietti un po' messi all'ingiù di una vecchina che ha un po' di anni, quindi prendo il tagliabalza e al centro di dove ho praticato la linea pratico un taglio, uno e due, ok? Ora, se voi non volete continuare, ve lo faccio qua, facciamo gli occhietti 1 e 2 e poi li chiudete così molto malamente e tracciate delle rughe attorno all'occhio, quindi rughette e rughette, e poi fate delle ciglia non troppo curate, perché non è una vamp ma è una vecchietta, e fate gli occhi della Befanina. Se invece come me avete gli occhietti che si muovono e non possiamo resistere alla voglia sfrenata di usarli, quindi separiamo così le distanze e inseriamo all'interno l'occhietto che si muove. Allora, cosa vi consiglio di fare? Mettere un punto di colla a caldo qui, proprio infinitesimale, quindi far scivolare velocemente dentro l'occhietto e farlo incollare e togliere tutti i residui di colla. Ciao ciao! Una Befana ancora un po' dormiente. Perfetto, adesso continuiamo il nostro occhietto. Quindi, anche qui riprendiamo la curva, apriamo così l'occhio, voilà. E ancora dorme ma è giovane, dobbiamo invecchiarla un po', quindi piega dell'occhio calante. Voilà, e l'occhio è fatto. Adesso dobbiamo fare il naso. Nasino, prendiamo un tappo, prendiamo il tagliabalze, prendiamo la parte retta del tappo, mettiamo il nostro tagliabalze obliquo rispetto alla parte retta e seghiamone una porzione. E provate il naso al centro della faccia. Molto carino! Prima di andare avanti però dobbiamo dare un colorito di incarnato alla nostra Befanina, che così, no, così che sembra una morta, no, facciamo vedere le pupille, così pallida non ci piace. Allora prendiamo un rosa e un giallo, eccoli qui, e cominciamo a temperare soltanto la punta, visto? Inclinate leggermente il colore e non temperate il legno, ma solo la parte colorata. Spargiamo la polvere, ok, prendiamo anche un po' di giallo, perché un vero incarnato non sarà mai fatto solo di rosa, ma è sempre fatto di rosa e di giallo. Anche se stiamo facendo la Befana, siamo pur sempre su Arte per Te, ok? E semplicemente col dito diamo un bel color carne a tutto l'incarnato della Befanina. Ok, dopo aver dato un color carne, vedete che color carne, alla Befana, acuiamo con un po' di salute
la zona delle guance. E come vi ho spiegato sul canale Ombretta, per sembrare più in salute, più giovani, non siete iscritti sul canale Ombretta? Cliccate subito qui dove appare il logo e andate a mettere un bel iscriviti. Mettiamo un po' di guance un po' di rosso sulle guance. Ci conto, vi aspetto anche di là. Poco poco, due pomelli all'Heidi, alla Befana sono concessi, per sembrare un po' più carina, e anche un po' sul nasello, che non si vedrà, ma vabbè. Adesso siamo pronti per attaccare il nostro nasello. Il nasello però lo coloriamo anche questo un po' con la polverina rossa. Quindi mettiamo una base su cui stemperiamo un po' di colore, buttiamo il colore sul sughero e semplicemente col dito stendiamo la polvere di colore sul nasello. Quindi scarichiamo forte forte con le dita e voilà! La Befana ha un naso rosso, ci deve essere molto freddo nella notte in cui arriva a portarci i dolcetti. Non ci dimentichiamo di creare le narici. Punto di colla a caldo dietro il naso della Befana e poppete, incolliamolo. Incolliamolo dritto possibilmente. Ci rimane solo la bocca da creare. Abbiamo il tondino. Quindi noi lo schiacciamo a metà, quindi di nuovo a metà, così a fare una sorta di cuoricino che poi metteremo qui. Quindi con un punto di colla a caldo sulla destra e un punto di colla a caldo sulla sinistra andiamo a posizionarla dove vogliamo. Una volta agganciato destra e sinistra, ci occuperemo anche dell'apertura, ricordandoci sempre che la Befana è anzianotti, quindi rughe, rughe, rughe. I denti, quella, e voilà. Adesso è giunto il momento di aggiungere i capelli bianchi della Befana. Li aggiungeremo con la lana, fa anche rima, giustamente. Tagliamo tanti pezzettini di lana e creiamo così dei ricciolini che metteremo tutto intorno alla facciuzza della Befana. Quindi colla a caldo, come se non ci fosse un domani. Prenderò il fil di ferro più spesso, quindi farò una curva al centro che sarà la curva appunto su cui andranno ad insistere gli occhiali. Quindi prendo una forma tonda e avvolgo attorno ad essa il fil di ferro, così, voilà. Fatta questa forma, sul finire blocco le estremità annodandole e facendo un inizio di stecca, così. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Prendo gli occhialozzi della vecchia signora e li vado ad adagiare conformandoli alla sua fisionomia, al suo viso. Con la stecca pratico un buco dove voglio che venga fissata da una parte e pratico ovviamente un altro buco dall'altra parte e quindi chiudo, voilà, abbasso, regolo anche il davanti
è blocco sull'attaccatura del naso, l'occhialetto. Anche qui puntino infinitesimale di colla a caldo, è qualcosa che accompagni l'occhiale al suo posto e lo faccia stare ben fisso. Voilà, così, yeah! Prendiamo l'altra metà piatto, sovrapponiamola dal retro. Ora, prima di fissare il tutto, voglio comunque coprire tutta questa zona che non mi piace da lasciare così, no? Perché c'è tutta la costruzione della befana sul retro. Posso o adagiare semplicemente rifilandolo un altro piattino, vi faccio vedere come, e procedo all'attaccatura. Tutto il bordo. Ma ripeto, potete farlo anche con della stoffa. Dobbiamo creare la tasca porta dolcetti, perché qua dentro vanno messe le nostre caramelle, quindi si creerà questa tasca che dovremo riempire di dolciumi. Prendiamo la nostra pinzatrice, partendo dal bordo inferiore, mi raccomando, così cominciate a pinzettare i due piatti. E voilà, la tasca è pronta per contenere i nostri dolcetti. Ovviamente, ripeto, se voi vorrete potrete farla più larga, adattando anche piatti più larghi e mettendoli in maniera più convessa. L'importante è che tanto cuciate tutto il bordo. E mettiamole lo scialletto intorno alla faccia, così. Come qui. Bene, me la giro verso di me, ragazzi, scusate, sono attimi di delirio, ma vabbè, voi non lo potete capire, io mi diverto un mondo a fare queste cose, insomma è divertente, no? Abbastanza divertente per gente semplice come me. Ok, cominciamo a incollare la sciarpina dove vogliamo che stia ferma e chiudo il mio nodino. Ok, e attacco il nodo proprio qui. Arrivati a questo punto, dobbiamo solamente mettere qualcosa che faccia sì che la nostra befana diventi anche una borsetta. E allora prendiamo delle rimanenze di stoffa da quelle che abbiamo tagliato, arrotoliamole ben bene tra loro, così, e dapprima fermiamole tra di loro con la colla a caldo. State tranquilli che colla a caldo e stoffa creano un connubio indissolubile, cioè se c'è una cosa da cui la colla a caldo non si stacca neanche a morire, a meno che non la tiriate proprio in maniera veemente, è la stoffa. In più questo non è un qualcosa che andrete a lavare, quindi vado abbastanza tranquilla nel farvi saldare il tutto con la colla a caldo. Pratichiamo un po' di nodini, a questo insomma fatelo come vi pare, io vi sto dando solamente un'ideuzza, insomma poi questo rientra nel vostro gusto. Attaccate qui a quest'altezza i manici. E anche per quest'anno la mia folle idea per l'Epifania, eccola qua sul nostro piano da lavoro, la nostra befanina borsettina porta, non la tengo ancora perché è appena appiccicata, porta dolcetti. Per caricarla di dolcetti giratela sul retro, scoprite il suo meraviglioso retro, farcitelo di caramelle, soldi, colori, quello che vi pare, e allora divertitevi con la creatività, riciclate il più possibile, fate divertire i vostri bambini, e quindi buona Epifania a tutti e che vi arrivino tanti tanti dolcetti e anche qualche carboncino per disegnare insieme. Vi lascio le foto, un grande bacio, buona Epifania e buon compleanno, perché oggi è il 29 dicembre, il nostro compleanno. Auguri a tutti, ciao!
pistacchio, l'agghiacciante, il kitsch spinto e il festaiolo, ecco la nostra testa di Befana. Io l'ho fatta tutta nera, oggi sono così, un po' in dark, ma voi potete mettere degli scialle anche più colorati, a quadretti, col rosso magari, più festaioli. Avevo questo, quindi trattandosi di un progetto di riciclo non ho voluto rovinare l'un l'altro. Ammetto che però con qualcosa di più movimentato sarebbe stato anche più bello questo progettino. Questo è l'ultimo video del 2016, credo. Ci rivedremo per gli auguri di Capodanno, quindi grazie per aver passato un altro anno insieme a me. Ieri era il nostro compleanno, ieri era il 29 di dicembre, quindi auguri a tutti noi, 6 anni insieme ragazzi, 6 anni meravigliosi, pieni di voi, pieni di felicità, di soddisfazione, di crescita interpersonale. Io cresco ogni giorno leggendovi, mi insegnate un sacco di cose davvero. I vostri commenti sono per me fonte di ispirazione, di sprone, voglia di migliorarmi sempre di più per fornirvi sempre un servizio migliore. Ora, col 2017 torneranno i video che tanto piacciono ai più grandi, quindi i video più seri, i video un po' più colti, ma come vi dico sempre io, la creatività è anche questa, perché se a un bimbo si infonde il piacere del creare con le proprie mani, sarà un bimbo che avrà la curiosità di capire come e perché gli altri si sono avvicinati alla creatività e quindi avrà voglia di conoscere il mondo dell'arte. Quindi non sottovalutate i lavoretti, non snobbateli, l'arte non è un mondo intellettuale a sé, un mondo elitario, l'arte fa parte delle nostre vite in ogni gesto, anche il più inconscio che noi compiamo. Quindi rendete la vostra vita un'opera d'arte, che il 2017 sia un'opera d'arte per tutti voi. E se questo video vi è piaciuto, regalatemi subito un pollice in su se no carbone per tutti, e soprattutto condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Ah, quante sono carine! Noi ci rivediamo sempre qui per il prossimo video dalla Befana, da Ombretta ed Arte per te è tutto. Buona fine d'anno e buona preparazione all'Epifania. Mua, vi voglio un mondo di bene. Sì, sono pazza, lo sapete già. Ciao. Oh mio Dio, quando comincia a parlare non la finisce più. Qualcuno la zittisca, mi aiuti, liberatemi. Prometto cioccolatini per tutti. Ah, ciao.